Se il Signore ce la manda buona, io vorrei fare un video e mi sono vestita di bianco proprio per non dare. Questo è un abito di Lisa di tanti anni fa. E mi sono messa un semplice rossetto rosso. C'è troppa luce, aspettate, non lo so. Comunque, perché sono qua? Qui mi dovete ascoltare, qui mi dovete ascoltare perché si tratta della cosa a cui tengo assolutamente di più. Quindi, a me gli occhi, please, e cominciamo. Allora, sta arrivando l'estate, se abbiamo fatto il primo shot di vaccino, possiamo pensare di fare una vacanza o di andare al mare un giorno, o comunque possiamo uscire un pochino più tranquillamente e quindi colorarci. Allora, come al solito, posso essere anche un disastro, ma fa niente. Lisa ha creato la collezione estiva che molte di voi, a quanto ho capito, ha già visto. Allora, una delle prime borse è questa. Ta-da! Allora, questa borsa è rossa con delle strisce colorate dove c'è il blu, il viola, il bianco, il lilla, ha una tracolla in similpelle con un poco codrillata, è ovviamente a strap, e l'interno è sicuramente, se andate sul sito vedete meglio di quanto possa fare io. L'interno è rosso con le tasche turchesi, il fondo che si può eliminare, nel senso che è duro, è blu, e questa può essere portata così, va bene, oppure che si può anche staccare da questi ganci, può essere portata a tracolla, crossbody, vediamo, ed è così. Ce ne sono un po' di tutte le misure con questa fantasia. Adoro, 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 adoro. E per chi ha già comprato, ci sono i particolari di Lisa che sono una cosa speciale. Qui ha messo questi pendagli, credo per chiuderla, non lo so, ma chiedete a lei, perché se volete potete contattarla anche via WhatsApp, sul WhatsApp che vi lascio in descrizione. Non stavo vedendo, stavo registrando. Non è esattamente il rosso del mio colore, però forse è più bello, il colore del rossetto, che è un misto Dior, Armani, tutto quello che volete. Insomma, questi sono i particolari. Chi ha comprato le borse di Lisa sa a che cosa mi riferisco. Ogni borsa viene nel suo sacco e quindi, beh, questa qui, ce ne sono anche più piccole. Eccola. Poi abbiamo, vado a caso, una chicca di quest'anno, leggermente più piccola. Questa borsa è dipinta a mano perché Lisa è anche un'artista, dipinge murales e cose. Qui è nero, la parte dietro è nero. E questa è tutta dipinta a mano su similpelle. Tracolla rossa, l'interno Lisa non si risparmia con i colori, ha le tasche blu in questo caso, mentre il fondo è rosso, ovviamente deve riprendere. La grandezza, questa è fattibilissima,
È una grandezza, ha deciso, perché Lisa è molto alta, è del nord della Cina e quindi sta cercando di ridimensionare un po'. Bellissima, bellissima. Questi sono pezzi unici. E poi vi dirò ancora una cosa sui prezzi, perché c'è una promozione particolare, vi spiego perché. E questo va qua e voilà. Poi vogliamo andare ancora sul piccolo? Ma cos'è questa pochettina qui? Allora, io sto dando dei suggerimenti a Lisa, ma allora, questa è una borsetta fatta così. È in una sorta di tessuto un po' morbido, morbido, morbido come un piumino di cipria. Qui sono bloccate le cuciture. Ha messo questi pallini che possono essere sostituiti, ma li trovo graziosi. Questo è azzurro polvere e dentro è fucsia. Cosa succede? Che questa borsa è un modello che Lisa usava da tanti anni, va portata così quando non hai tante cose. Ma cos'è la bellezza di questa borsa? È che se la mettete in una borsa grande e la sera avete un impegno, facilmente la togliete dalla borsa grande e avete la borsa. La borsettina così da ape, cena, cena, o semplicemente vi portate le cose. Questa è deliziosa, deliziosa, deliziosa. Deliziosa. Costa poco, con questa sacchettina qui. E l'adoro turchese con gli orecchini turchesi, insomma, turchese polvere, perché poi è un po' cangiante, no? E questa la mettiamo qua. Poi abbiamo, vabbè, questa è una sacca, perché vengono tutte con queste sacche in tela semplice con il nastrino che richiama un po' il colore base delle borse. Poi abbiamo, perché la chicca finale, vabbè, abbiamo questa. Anche questa rientra nei tessuti, qui spara troppo, ma anche questo è dipinto a mano. Il resto è giallo, qui è corallo, dentro è arancione e giallo, che ve lo dica fare, la base è gialla. Qui c'è, per bloccare un po', queste cose sono un po' decorazione, ma sono anche per bloccare un po', per rendere più forte la borsa. La chiusura è sempre a scatto, come si dice, calamita, e questa è la borsa. Vediamo se possiamo metterla così. Quella sì, perché c'avevi i lancetti, ma insomma può andare come ci pare. Che dire? Vabbè. Io adesso vi faccio vedere la chicca dell'estate di Lisa. La chicca dell'estate di Lisa è una cosa eccezionale. Trovare i tessuti non è cosa semplice. Mi spiace che io venga un po' tagliata in testa, come le note musicali, va meglio. E allora vi faccio vedere una cosa che è mare. Ta-tan! Questo è un asciugamano da mare, microfibra, bordato in turchese, con pezzi di colori, alcuni dipinti da lei, che sono, perché lei poi fa anche i tie-dye, questo è dipinto da lei. E
Il tessuto di questo genere costa tantissimo, considerate che Lisa ha una marea di tessuti in Cina, ma ovviamente la maggior parte sono in Cina, ma questo telo da mare è stata una richiesta particolare che io ho fatto perché io adoro questi teli e questo vale proprio la pena, non ce ne sono in giro così, vi assicuro io che sono amante di queste cose. Questo telo, se preso assieme alla promozione che c'è sul sito, lo troverete su in alto nel banner, se lo prendete assieme a una certa cifra che adesso non mi ricordo, andate a vedere il sito, viene 18 euro. Se raggiungete una certa somma di acquisti, altrimenti ha un altro pezzo che adesso non mi ricordo, ma io questa. Adoro, adoro. Quindi per il mare siamo a posto e quest'anno mi aspetta. E voilà, abbiamo questa. Questa può sembrare non estiva. Ok, questa può sembrare non estiva, ma di fatto lo è. Perché? Perché questa parte, come vedete, è trasparente. Vedete che è trasparente? Si vede che è trasparente. Si vede che è trasparente. Ok, questa è nera con questa trasparenza in nero di qua. È in bianco di qua e qui ha il suo ciondolino che lei ha, che gli vogliamo dire a sto ciondolino? Che cosa gli vogliamo dire a sto ciondolino? Ma che sementa, perché poi le cose le crea, le crea, le fa, ma che gli vogliamo dire a sto ciondolino? Le strap sono, sì, il coso sono in argento. Questa è di una sciccheria da città unica, bianco e nero, bianco. Mi dispiace, ecco, adesso provo a fare una cosa. E che poi queste cose bisogna vederle anche riempite con le cose che noi mettiamo dentro le borse, no? Lasciatemi fare questa cosa. Eccolo. Si vede quello che c'è dentro, ma noi possiamo comprare dalle cipolle di Tropea o le patate rosse americane per fare le persone chic. Dov'è il ciondolo? Ah no, ecco, il ciondolo lo mettiamo nella vista. Ragazze, questa borsa è una città stupenda, 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 stupenda. Allora, io vi dico. Quello che ripeto da quando promuovo col cuore questa donna. Molte di voi le hanno già apprezzate, so chi siete, lo so chi siete, lo so chi siete. Allora, se dovete prendere una cosa particolare, prendete le borse di Lisa. Perché? Perché ve lo dico io? No, perché sono stupende. Qua mi sembro Wanda Marchi, ma cioè queste borse non è che vi fanno dimagrire. No, no, queste borse non è che vi rendono strafighe. Di più, di più, di più. Cioè, vado bene per la tangente così? Insomma. E allora io vi dico, siccome io non ho buoni sconto, cose varie, eccetera. Perché sono la prima forse a pagarle di più a Lisa. Ma vi dico una cosa, che se cioè, innanzitutto andate sulle borse di Lisa su Etsy e lì vedete la galleria e vedete le foto anche ben fatte, perché le foto le fa lei e certe volte impiega 10 giorni a caricare le foto, perché se non vengono le foto come dice lei, non va bene, le fa e le rifà, ma questa è una fissazione che ha dei tempi storici. Mi posso sedere?
dai tempi storici, parlo un po' più forte così mi sentite. Sì, andate sul sito delle Borse di Elisa. Poi, se le dite che vi mando io perché mi avete visto, ma non perché io ci guadagni niente, semplicemente perché sa che siete, ma ormai lo sapete che siete mie amiche, io sono la madrina di Tanine, ragazze, gli ho dato orecchiette e cime di rapa 1 anno e mezzo, cioè vogliamo dire, no, quelle forse gliele faceva il padre, però io facevo, lei mi chiedeva, mi chiedeva Tanina, mi chiedeva, zia, mi fai un tipo hamburger, una fetta, che voleva? Una fetta di formaggio qua, una fetta qua, tipo hamburger. Vabbè, questo è un divagare. Se vedete la storia di Tanina, è così, c'è una playlist nel mio canale. Comunque, per essere seri, andate sul sito e se vi piace qualche cosa di particolare contattatela via WhatsApp e dite che vi mando la madrina di Tanina, che è sua figlia, e vi tratterà bene, perché anche Elisa è prodiga di regali, e da questa meraviglia che io punto qua con una spilla, vi saluto e vi abbraccio, e spero di aver registrato sto video. Che brava che sono. Voi non darete un pollice in su a me, ma darete un pollice in su a un artista, una mamma, una moglie eccezionale.